Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo», e ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Carissimi, buona domenica a tutti voi. Dalle parole di Papa Francesco: «Ma voi chi dite che io sia?» La domanda di Gesù ai suoi discepoli raggiunge dopo 2000 anni ciascuno di noi e pretende una risposta vissuta, una risposta che non si trova nei libri come una formula, ma nell'esperienza di chi segue davvero Gesù, con l'aiuto di un grande lavoratore, lo Spirito Santo. Pietro è stato certamente il più coraggioso quel giorno, quando Gesù domandò ai discepoli: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro ha risposto con decisione: «Tu sei il Cristo». E dopo questa confessione probabilmente si sarà sentito soddisfatto dentro di sé. «Ho detto giusto». E veramente aveva detto giusto. Il dialogo con Gesù però non finisce così. Infatti il Signore incominciò a spiegare cosa doveva accadere. Ma Pietro non era d'accordo con quanto ha sentito. Non gli piaceva quella strada prospettata da Gesù. E la strada prospettata da Gesù era proprio che doveva andare incontro alla morte, proprio per salvare l'umanità, per salvare tutti noi. Questa era la missione che il Padre gli ha affidato: venire incontro ad ogni uomo per liberarlo dalla schiavitù del peccato e della morte e donarci la vita vera. Questa domanda Gesù oggi la pone a ciascuno di noi: per te chi sono io? Non una risposta per sentito dire, ma una risposta data davvero con fede, consapevole che davvero ho fatto e sto facendo ancora una esperienza viva, diretta, a tu per tu con Gesù. Quindi nel nostro cuore oggi diamo la nostra risposta, che vuole essere davvero un rinnovare la nostra fede in Lui, morto e risorto, e rinnovare la nostra piena adesione a Colui che ci ha amato e che ci amerà per sempre. Per l'intercessione della Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Alleluia.